Roma. Allora lo mettiamo qua. Andiamo. Fa tutto lui. Poi farà pure le pulizie. Ma dove sono? Guarda. Ragazzi, ma dove siete? Serve. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie di aver risposto all'appello, a questa conferenza stampa. Questa è la conferenza stampa, l'abbiamo voluta fare proprio davanti il Palazzo dell'Aquila, l'abbiamo voluta fare in piazza perché sappiamo che ancora non ne siamo fuori, se ancora guardiamo i contagi che ci sono in giro, comprendiamo come la pandemia ancora continui, il Covid sta toccando ancora diverse palermitane e diversi palermitani, per cui abbiamo preferito, piuttosto che utilizzare posti al chiuso, posti all'aperto, e soprattutto perché noi vogliamo fare una campagna elettorale a viso aperto, mettendoci la faccia e stando per strada. Oggi presentiamo la campagna elettorale, il claim, la strategia che riteniamo di dover portare avanti. Come sapete, a Palermo io sono nato e cresciuto. Perché mi dici questa cosa? Ho capito da quello che accade che non sempre in campagna elettorale è una cosa scontata, perché spesso le campagne elettorali vengono utilizzate più come vetrine politiche o come occasioni di posizionamento che come strategie e come cure, diciamo, ai mali della città. E questa è la mia città anche nel senso più ampio del termine, è la città in cui sto crescendo le mie figlie, è una città che sento profondamente mia, è la città a cui ho dedicato gli ultimi 15 anni del mio impegno sociale, avendo l'onore di rappresentare tante palermitane e tanti palermitani all'interno delle istituzioni. Questa è la città però che noi dobbiamo cambiare, è una città allo sbando, non serve troppo retorica e credo che ci siano stati troppi giri di parole. Questa è una città in ginocchio che va rimessa in piedi, è una città che basta guardarsi intorno, nonostante le proprie bellezze, qui siamo in una delle piazze più belle della nostra città, è in un palazzo rappresentativo, credo che forse anche l'impalcatura e quello che accade dall'esterno all'interno rappresenti anche la decadenza anche amministrativa di questa città e la rappresenti anche in maniera visiva e anche in maniera molto chiara. È una città che ha bisogno di una straordinaria normalità, è una città che ha bisogno di un'amministrazione che non faccia promesse anche durante la campagna elettorale, che non prometta mari e monti ai cittadini palermitani, ma che utilizzi il linguaggio della verità a partire dalla consapevolezza delle cose che non vanno bene. È una città in crisi finanziaria, i conti del comune, come voi sapete, sono profondamente in crisi e il disequilibrio finanziario si aggiunge al dissesto funzionale. Non c'è un servizio in questa città che possa dare garanzia di essere effettuato dai servizi cimiteriali, per parlare di un tema vergognosamente noto alle cronache, ai servizi anche più essenziali. Ormai anche per lasciare una carta d'identità o una prenotazione rischia di doverti durare mesi e quindi compromette anche la vita delle singole persone. Rispetto a questa decadenza io non potevo unirmi al coro di chi vuole sfasciare ancora questa città. Guardate, fino ad oggi ho visto che molti continuano a tirarmi per la giacchetta, lo hanno fatto a destra, a sinistra, dentro le coalizioni. Fabrizio Frandelli è qui, Fabrizio Frandelli è candidato a sindaco, questa è la mia coalizione, io mi alleo con le palermitane e con i palermitani e siamo pronti a governare la città. Io sono pronto a dare una guida a questa città che conosco come le mie tasche e non mi sarei mai perdonato di vedere il balletto fra le forze politiche senza intervenire, mettere la mia storia e mettere le persone che ho incontrato in questi anni a rete per poter rappresentare le risorse migliori di questa città. Abbiamo tre liste e queste tre liste sono liste di persone che hanno scelto di non stare a guardare, sono liste
di persone che ci mettono la faccia, che si impegnano e soprattutto che hanno deciso di non lamentarsi il giorno dopo delle elezioni per 5 anni, ma che hanno deciso in prima persona di dire che questo sistema va semplicemente scardinato e rotto. Non possiamo immaginare in questo momento, rispetto a chi vuole mantenere un sistema e uno status quo di cose, il candidato della continuità c'è, e chi vuole invece ripristinare vecchi sistemi che la città ha conosciuto ma che non hanno dato risposte, perché se questa città è così decadente, se questa città è così compromessa, se questa città è così inginocchiata, lo si deve a 35 anni di politica amministrativa che hanno determinato sempre le solite scelte senza dare una prospettiva alle palermitane e palermitani. E allora è arrivato il momento di rompere il sistema, di scardinare questo modello amministrativo, ma non perché vogliamo sfasciare. Dobbiamo rompere per ricostruire. La rottura è fondamentale alla ricostruzione della città. Va ricostruito un nuovo rapporto, un nuovo paradigma, va ricostruito un nuovo rapporto con le palermitane e palermitani che non ci credono più e che sono rassegnati a che le cose non possono cambiare, e invece le cose devono cambiare, possono cambiare, e siamo noi i motori del cambiamento. Me lo ricordano continuamente i giovani della lista Under 25, che io ringrazio, i giovani che stanno dimostrando alla città di essere il presente e non il futuro, perché con la scusa del futuro ci hanno sempre scippato il presente. I giovani che vogliono invertire la rotta rispetto ad un destino fatto di emigrazione. Questa è una città che non valorizza i propri talenti, che non valorizza le proprie risorse, che non valorizza il proprio patrimonio culturale e umano, a partire dai giovani che spesso non hanno che alternativa dopo essersi formati, dopo che le famiglie hanno investito migliaia e migliaia di euro. Lo dicevamo l'altro giorno, il Sole 24 Ore, facendo una stima, dice che una famiglia in media dalla nascita fino alla conclusione del percorso formativo spende per la formazione di un giovane l'equivalente del costo di una Ferrari, e noi prendiamo queste Ferrari brillante, piena di volontà e di sapere, e mandiamo questa ricchezza in giro per il mondo perché questa città non offre opportunità di crescita. E noi questo lo vogliamo rompere, lo vogliamo fare con voi, vogliamo rompere il sistema insieme a questi under 25 che si mettono in movimento e che non si rassegnano a un destino fatto di emigrazione. Dobbiamo rimettere la città in piedi, ma a partire dalla normale amministrazione. Io voglio che tutte le palermitane e tutti i palermitani sappiano che la parola d'ordine di questa campagna elettorale è normalità. Dobbiamo ripristinare la normalità. E soltanto dopo aver ripristinato la normalità dei servizi, la normalità di ciò che funziona, passare invece alla crescita del programma. Ma guardate, io questo lo voglio anche dire con molta chiarezza. Ho avuto anche l'opportunità di fare un primo confronto pubblico con gli altri candidati a sindaco. Devo dire, non vedo programmi, non vedo risposte alle soluzioni, e ho sentito in maniera imbarazzante dire: dobbiamo studiare soluzioni. Qui non è più tempo per studiare, questo è il tempo dell'azione, questo è il tempo per agire, perché bisogna velocemente evitare che la macchina vada al precipizio. Rispetto a questo, io credo di essere l'unico a poter offrire 15 anni di conoscenza del territorio, della macchina, dei quartieri della nostra città, e di poter garantire di conoscere uno per uno i conti del comune di Palermo, i servizi, i disservizi, ma soprattutto i dipendenti e i funzionari del comune di Palermo e delle aziende controllate, che sono la parte amministrativa con cui devi e puoi cambiare la città. E rispetto a questo, credo che l'attuazione dei programmi debbano camminare di pari passo: conoscenza della macchina, conoscenza dei problemi, ma conoscenza delle persone che lavorano all'interno della macchina comunale per poterla cambiare. Una città che ha bisogno di essere risanata. Guardate, io sono orgoglioso di avere bocciato e di essere stato fra i protagonisti della bocciatura del raddoppio dell'IRPEF, perché è indecoroso sapere che i guasti di un'amministrazione, che i guasti di chi ha ridotto la città sul lastrico, li debbono pagare sempre i soliti palermitani, tassati e tartassati senza avere servizi. Generalmente chi sbaglia paga, qui chi sbaglia
pensa di poter scaricare sui cittadini le responsabilità, e non si va a Roma col piattino in mano ad elemosinare 178 milioni di euro quando altre città come Napoli o Torino ne hanno ottenuto 1 miliardo e anche più. Palermo deve avere la dignità di poter trattare alla pari, in piedi e non in ginocchio, col governo nazionale per affrontare le proprie emergenze. E 178 milioni che vincolerebbero per 20 anni i cittadini palermitani e le prossime due generazioni sono un'offesa all'intelligenza e una mortificazione per la città. Non siamo fascia carrozza, siamo quelli che vogliono aggiustare la città, e io non mi lascio legare gli ultimi 40 giorni di amministrazione alle mani per i prossimi 20 anni. Non faccio legare le mani a questi ragazzi che oggi hanno 18-19 anni e che fino a 40 anni devono pagare i debiti di chi ha lasciato la città in distress. Non si risana così una città. Non si risana così una città. La città va rimessa in piedi a partire dalle proprie risorse e dalla programmazione di questo benedetto PNRR. Ma la finiscano anche gli altri a parlare, a abusare di questa parola di programmazione e progettazione europea, perché chi vuole amministrare in continuità con Orlando, un candidato che viene qui per 3 ore a parlare e a fare il punto su come gestire la città, non c'è nulla da imparare dentro questo palazzo, non c'è nulla da imparare rispetto a una città inginocchiata. E soprattutto i problemi di una città non si conoscono in 3 ore, i problemi di una città li si conosce parlando con le palermitane e i palermitani, vivendoli questi problemi. E non si può sciacquarsi la bocca parlando di PNRR e di programmazione quando si è fatto parte fino a pochi giorni fa di una giunta regionale che su 31 progetti presentati se ne è fatti bocciare 31. Ma di che stiamo parlando? Ma di chi stiamo parlando? Ma chi sono questi candidati sindaci che vogliono governare Palermo? Questi stanno lì per altro, questi stanno lì per posizionamento, stanno lì per poltrone, e come sapete io alle poltrone nella mia vita ci ho rinunciato, perché la dignità e l'amore del proprio programma e del proprio progetto vale più di 10.000 euro al mese. Rispetto a tutto questo io ritengo che lo straordinario e ordinario impegno di cittadine e cittadini comuni possa essere la risposta ideale al cambiamento della città. Per tutto questo noi siamo pronti per governare Palermo, pronto. Pronto è lo slogan di questa campagna elettorale, perché io per cambiare la narrazione sono pronto a tutto. Per cambiare questa città io sono pronto. Per rompere il sistema e scardinarlo dal di dentro io sono pronto. Perché non ne possiamo più, sempre dei soliti notabili, sempre dei soliti volti che ammorbano la città e popolano l'amministrazione e le aziende controllate. Questa città ha altri professionisti, ha altri volti, ha altre competenze rispetto a quelle che abbiamo vissuto spesso cambiando casacca. Si cambia l'amministrazione, ma ci sono amministratori che restano sempre al controllo e le cose però non funzionano. E allora com'è possibile? Si cambia perché questa città e le nostre liste stanno dimostrando che ci sono commercialisti, avvocati, imprenditori, professionisti, persone che hanno competenze e nuove competenze che possono sicuramente essere messe al servizio della città. Noi vogliamo prendere tutti i cittadini che sono pronti al cambiamento. Guardate, io sono convinto che questa pandemia abbia cambiato profondamente tanti di noi, e ne sono convinto perché sto parlando tantissimo dai quartieri popolari ai quartieri meno periferici della nostra città. Ammesso che ormai esista un centro e una periferia, a me sembra ormai tutto una periferia, a me ormai sembra tutto, ma è giusto anche che in una città normale non ci siano quartieri di serie A e quartieri di serie B. Non capisco come ad esempio la raccolta differenziata che noi raccontiamo ai nostri figli nelle scuole, illudendoli,
debba essere appannaggio soltanto della Via Libertà. Io non capisco perché a Borgo Nuovo, perché al CEP, perché in Corso Gratafini, perché a Bonagia, perché a Mioreto non sia possibile poter fare la raccolta differenziata quando paghi la stessa tari di altri cittadini e quando hai gli stessi diritti. Questo non è stato possibile in città. E allora Palermo non è una città normale, è una città che pretende da tutti le stesse tasse ma che non restituisce gli stessi servizi. E questo soltanto per parlare dei rifiuti, ma dobbiamo parlare non di mobilità, dobbiamo parlare di vivibilità, pedonalizzazioni belle, qualità della vita, ma perché soltanto in centro? Non si ha diritto ad avere una buona pedonalità e anche una buona mobilità anche negli altri quartieri della città? Perché per svolgere le proprie attività anche ricreative bisogna recarsi in alcune zone della città e non è possibile fare dall'altro? E questo è l'altro punto qualificante del nostro programma: le scuole del comune di Palermo che diventano centri civici di quartiere, perché le scuole dal pomeriggio alla sera devono stare aperte, devono essere il centro in cui le associazioni, le reti locali, le parrocchie mettono a disposizione insieme alle circoscrizioni al comune anche la progettazione, la programmazione di attività utilizzando il Fondo Sociale Europeo per far vivere i quartieri, per dare un'opportunità didattica a chi vive all'interno dei quartieri il pomeriggio, per istruirli rispetto alla sensibilità musicale, rispetto al teatro, rispetto al cinema. E allora è così che incontrandosi una città può cambiare. Bene, non voglio farla lunga perché credo che non ci sia bisogno di retorica e che non dobbiamo continuare anche noi con le parole. La mia candidatura è una candidatura che è nata da una campagna di condivisione, da 15 anni di impegno, ma soprattutto dalla costruzione di un programma. E soltanto dopo aver costruito un programma di governo per la città abbiamo messo la faccia e la nostra storia per cambiare il corso della città. Non sento parlare di programmi, non sento parlare di programmi, sento parlare di coalizioni, sento parlare di forze politiche che si mettono insieme, ma i palermitani vogliono sapere: si mettono insieme per fare che? Si mettono insieme sulla base di quale ragionamento? Io a novembre, presentando quell'iniziativa Tu Splendi, che dà il nome ad una delle liste a mio supporto, ho chiesto alle forze politiche di ragionare a partire dalla presentazione di un report che avevano tracciato il sentiment dei palermitani e che aveva raccolto le varie criticità che i palermitani richiedevano ai candidati sindaci, di cominciare a ragionare sui problemi, sulle risposte, sulle soluzioni e soltanto dopo potersi mettere d'accordo sulla squadra e sui nomi da poter porre. Ma noi non abbiamo capito sulla base di cosa si stanno mettendo insieme le altre forze politiche, ed è il motivo per cui noi riteniamo che dobbiamo continuare a fare questa battaglia in maniera autonoma dagli altri schieramenti. Noi andiamo dritti per cambiare Palermo da soli, in maniera chiara, insieme alle palermitane e ai palermitani. Lo ripeto, siamo pronti per governare Palermo. Sarà una campagna fatta di prossimità, una campagna senza filtri. Conosco questa città a menadito, conosco tante cose oltre che tante persone, e non credo di dover mettere filtri fra me e i palermitani, perché questa città la cambiamo insieme. Io voglio che chi sta a casa capisca che le cose cambiano se le cambiamo insieme. Non basterà eleggere un sindaco, servirà la partecipazione ordinaria e l'attenzione ordinaria di ogni palermitano e palermitana, che non deve delegare tutta l'amministrazione ma che deve farsi attore del cambiamento. Staremo nei mercati, staremo nei quartieri a parlare così, con questa cassa, in questo modo, a raccontargli il programma. Saremo nelle TV, nelle radio e sui social con degli spazi dedicati. Pronto Fabrizio, mi si chiama e mi si dice tutto, senza filtri, senza trucchi e senza inganni, perché noi ci mettiamo la faccia e siamo trasparenti. E abbiamo fatto un percorso trasparente che ci ha portato a questa candidatura. Sono in campo, siamo in campo, lo siamo con questa squadra, lo siamo con questa libertà, e finalmente ritengo che Palermo sia pronta a voltare pagina, e io sono pronto per Palermo. Grazie.
chiaramente una conferenza stampa, lascio anche la parola ai vari giornalisti se vogliono chiedere qualcosa oppure per le interviste. Grazie, procediamo allora con le interviste, grazie.